Amici di Endu Channel, benvenuti a questa nuova puntata di School of Cycling. Oggi andremo a amplificare i concetti che abbiamo visto all'inizio. La posizione l'abbiamo già vista, la ridistribuzione dei pesi l'abbiamo già vista, la pressione dei pneumatici, tante cose iniziali le abbiamo spiegate, ma adesso è giunto il momento di andare a vedere come guidare la gravel in vari terreni, non solo ghiaia ma anche fango, sconnesso, erba, terreni di tutti i tipi, per andare veloci in totale sicurezza. Pronti? Andiamo! Volkswagen. La situazione si fa tosta perché comincia a essere sconnesso, comincia a esserci più avanti del fango e qua con una bici da corsa non ci vai. Ecco allora che la sezione generosa del pneumatico da gravel comincia a lavorare bene. L'abbiamo già detto, guardare le pressioni, quelle che indicate dal costruttore, partiamo da una pressione minima e cerchiamo un po' alla volta di alzare. In questo caso è segnata una pressione esercizio dai 2,7 a 4 e io che sono stradista, a cosa l'ho messa secondo voi? Io arrivo dalla ghiaia lanciatissimo o lanciatissima, entro qua dentro e pam pam la sento, la forcella che batte. E dove ce li ho gli ammortizzatori? Il nostro corpo è l'ammortizzatore. Cerchiamo di ragionare nella pedalata che deve essere a 360 gradi, quasi come un movimento unico. Questo perché se noi a livello neuromuscolare facciamo 1-2-1-2, creiamo delle discrepanze a livello di pressione che diamo sulla catena e l'azione che daremo sarà estremamente discontinua. Quindi si guida con la fase centrale, siamo più raccolti, un po' più elevati in questa posizione e braccia morbide che devono lavorare come degli ammortizzatori. Il manubrio non troppo stretto, non ci deve scappare dalle mani, ma contestualmente dobbiamo continuare a spingere in maniera molto molto costante. Sguardo quanto lungo? 10, 20, 30 metri, questo dipende dal terreno che trovate davanti. Quello che vi dovete ricordare bene sempre è la visione periferica, ovvero vi dovete creare una mappa in anticipo, dovete già essere con lo sguardo al prossimo ostacolo, al prossimo sasso, alla prossima difficoltà. Quando io prendo una buca o un sasso e ho giocato d'anticipo con lo sguardo, la mia macchina, che è il fisico, lavora perfettamente, quindi è in grado di anticipare e di alzare un attimo il sedere nel momento che io prendo un impatto. Ecco perché non bisogna essere troppo pesanti con le mani nell'avvinghiarsi il manubrio, ma neanche troppo pesanti in sella ed essere pronti ogni qualvolta c'è una sconnessione ad alzare un attimino il sedere. Questa è la chiave di volta per andare molto fluidi e lisci su tutti quei tratti che per assurdo sono molto sconnessi. Qui ci troviamo su una curva a medio lungo raggio, una curva che in gravel la fai anche a velocità sostenuta. Sostenuta per il gravel per me significa anche a più di 40 km orari. Questa cosa qua su strada non succede. Quindi l'aderenza è comunque abbastanza precaria. Sei più corto di attacco manubrio, sei più corta e quindi hai un baricentro diverso sulla bici, attenzione perché questo ti potrebbe spostare sull'avantreno. Quindi la prima cosa da fare, proprio la bici del ciclismo, lo sguardo alla fine della curva, entro, devo impostare bene la curva e quello mi fa fare tutto il resto dei movimenti giusti. Se la sbaglio all'inizio mi sottopongo a un rischio notevole perché poi correggo e qui non perdona perché ti chiude lo sterzo sotto, ok? Quindi mai e poi mai frenare finché hai il manubrio girato così perché ti chiude sotto e scivoli. Bonus aggiunto, quello di vedere proprio sfruttare ogni micro sassolino, ogni micro appoggio che tu puoi trovare. Qui cosa abbiamo? I segni lasciati dal passaggio delle macchine. Io qui ci vedo una micro parabolica. Perché non sfruttare il fatto che la strada sia inclinata? Cerco ovviamente di non andare proprio dove c'è più ghiaia, guardo dove è più pulito e cerco di mettere la mia bicicletta qui dove la strada è più inclinata. Questo mi aiuta a tenere la linearità della curva e ho un appoggio per fare la curva molto più veloce. Questo qua bisogna inserirlo nel parlato della curva. Cosa fondamentale che fa veramente da discriminante, soprattutto quando c'è un terreno così scivoloso, la guidi con la gamba esterna. Ad esempio questa è una curva che tira tutta a sinistra e tu continui a controbilanciare e spingere forte sul piede esterno.
in questo caso il destro basso, ed è un continuo dialogo dei recettori tra quello che spinge il quadricipite e il piede e giù, come scarichi a terra tutto quanto. Riassumendo, sguardo lungo, linea costante e mantenete il flow. Freno in entrata sul dritto e mantengo una linea bella pulita. Creo arte. Le andiamo proprio a cercare tutte. Qui c'è un guado, valuto bene, faccio una sorta di analisi dei rischi, diciamo, e cerco di magari scalare, metto un rapporto più agile e pensate come conta qui il lavoro del bacino, quindi devo un po' sedermi bene sulla sella e anche qua essere costante e non so cosa ho sotto, per cui lavoro molto quasi come se avessi una sorta di hula hoop virtuale e devo continuare a controbilanciare, ovviamente, perché si pianta sotto la bici, diventa una sorta di anguilla. Se tu lì perdi inerzia, perdi cadenza di pedalata, qua vai a 50-60 pedalate al minuto, finisci nell'acqua. Cosa fare? Portate via pinne, maschera e boccaglio. Quindi, ricapitolando, ragazzi, cercate di stare centrali indietro, non troppo in avanti, pronti casomai a buttarvi da qualche parte, anche a tuffarvi, perché sennò mi fate il Johnny in punto, l'impuntate in avanti e vi posso assicurare che non sai mai cosa c'è sotto. Mi ricordo una volta con la mountain bike mi è capitato, non capivo più se c'era il fosso, il lago e cosa, e ho letteralmente nuotato con la mountain bike al mio fianco con tanto di telefonino in tasca e tutto, e non erano impermeabili, e là mi voleva altro che la maschera, il boccaglio, là mi voleva la muta da sub. Un'altra situazione tipica che possiamo trovare è proprio quella creata dalle tracce che lasciano le macchine, i trattori, che possono essere sia morbidi, come abbiamo lì davanti, fangosi, che rigidi. Bisogna stare morbidi sul manubrio. Se noi ci avvinghiamo troppo sul manubrio e siamo troppo rigidi, quando prendiamo queste, come si dice in gergo, caregge, troviamo la ruota che si infila come nei binari. Se non siete pronti a riequilibrare con il corpo, fate questa situazione che vado a cadere di lato, oppure lo sterzo che si gira sotto e cado di clavicola, e non è molto simpatico. Cosa fare? Vado a piegare sempre di più i gomiti, utilizzarli ancora una volta come ammortizzatori e tenere lo sterzo leggero, perché facendo così io posso divincolarmi da una situazione in maniera molto efficace e andarne fuori senza problemi. Lo so che il bambino che è in voi vorrebbe sempre andare dentro le pozzanghere, ma c'è anche qualcuno che no, perché non voglio rovinarmi il completino nuovo. E allora perché vai in gravel? Guarda che in gravel ci si sporca, Quindi, sì, dai, se c'è un tronco, un sasso, un qualcosa da saltare, come questa, una pozzanghera, possiamo farlo. E come lo possiamo fare? Con la tecnica del bunny hop. Dovremmo spiegare con una puntata a parte, ma intanto sappiate che c'è questa tecnica e io la utilizzo parecchio. Punto trabocchetto. Perché mi sono fermato qui? Che è uno dei momenti un po' più, diciamo, tricky del giro che mi piace fare qua attorno. Questa è una zona apparentemente innocua. Qua c'è una contropendenza. Vale a dire che noi stiamo andando rettilinei, ma il terreno è obliquo, quindi tende a scendere. Ci sono dei sassi, c'è dell'erba. Se c'è un attimo di rugiada, se c'è un attimo di umidità nelle mezze stagioni, se ha piovuto nei giorni precedenti, questo diventa uno dei punti più difficili, perché non si vede molto e la ruota ti parte dietro. Quindi cosa fare? Dobbiamo continuare a creare dei micro aggiustamenti per far sì che la ruota non scivoli dietro, oppure che lo sterzo non faccia questa cosa. E quindi è molto importante anche qui continuare a controbilanciare con il bacino. Riusciamo a fare delle correzioni, ma non troppo repentine, e con la gamba esterna che spinge dare un po' più di pressione rispetto alla gamba interna. Oh, eccoci qui, altra situazione tipica in cui non dovete abbassare la guardia, perché arriviamo da sterrato, qua nel pneumatico è liscio, laterale ai tacchetti, là si accumula il fango del bagnato. Appena uscite da questi tratti sterrati, attenzione a non piegare subito perché potrebbe essere molto scivoloso.
Wow! Abbiamo provato la gravel, avete visto degli esercizi utili per divertirvi sempre di più. Bravo anche Caddy, perché mi sei venuto dietro, ammortizzatore non tenuto. Anche lui ha fatto gravel. La gravel è bellissima perché ti dà proprio, l'ho detto mille volte ma lo dirò sempre, questo senso di libertà. La puoi interpretare nuova, vecchia, ipertecnologica, te la fai da te, come in questo caso invece ho questa Super Giant in cui vado veramente veloce. Puoi andare piano, bikepacking, guardare il panorama, puoi andare veloce, te la puoi godere e ritagliare su misura. Sarà il manubrio, sarà l'impostazione, sarà che mi evoca anche quando prendevo i tratti del pavimento, non lo so. So che mi viene la furlanite quando uso sto manubrio, non lo so, mi viene da andare sempre più forte. Magari a voi vi viene di rilassarvi. Fatto sta, l'importante è pedalare, se lo facciamo in gravel è ancora più divertente. Scrivimelo qui, perché te l'ho detto, il programma è fatto per te. Quindi attiva la campanella, metti like su Endu Channel e pronti per prossime fantastiche pedalate sempre assieme. Ciao!